Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione su Di Lucca. In apertura una notizia di cronaca: attorno alle 12 di questa mattina una nuova rapina nel comune di Lucca alla farmacia di San Cassiano a Vico. I due rapinatori armati di pistole e travisati da caschi scuri hanno minacciato i quattro dipendenti presenti e poi è esploso un colpo in aria per farsi consegnare il denaro, fuggendo poi a bordo di una moto risultata anche questa rubata. Sono entrati e sono andati subito al bancone puntando le armi contro il personale, facendosi consegnare l'incasso il cui valore è ancora da accertare. Poi si sono allontanati velocemente salendo in due a bordo di una moto lasciata di fronte al negozio. Sul posto sono accorse le volanti della polizia che indagano sull'ennesima rapina e in ausilio anche le pattuglie dei carabinieri che hanno allestito ricerche e posti di blocco in tutta la piana di Lucca. Maggiori dettagli nell'edizione di questa sera. E il giorno dopo l'incendio che ha interessato i Monti Pisani si contano i danni. A renderli noti l'assessore provinciale con delega alla protezione civile Diego Santi, che sottolinea come solo l'intervento di 18 squadre tra personale degli enti e volontari, i quattro elicotteri in azione e i due Canadair che hanno operato ininterrottamente per quasi 14 ore hanno consentito di limitare i danni in provincia di Lucca. Al termine del vasto intervento la superficie di bosco bruciata è di 1,5 ettari. L'intervento durato appunto 14 ore ha impegnato il personale per 3 ore sul versante spegnimento, mentre le restanti 11 sono servite per bonificare l'area interessata. E parliamo invece ancora della notte bianca che giungerà sabato. Stamani si è svolta la conferenza stampa sui servizi di sicurezza per la prossima notte bianca. L'assessore alle attività produttive Giovanni Lemucchi ha sottolineato l'importanza di vigilare a fondo affinché tutto vada per il meglio ed ha annunciato che per la serata di sabato sarà predisposto un presidio della protezione civile comunale con 40 volontari all'ex Campo Balilla, così come quello del 118, sempre all'ex Campo Balilla, ed in San Girolamo pattuglieranno il centro anche 7 volanti della Polizia Municipale. Sul fronte locali le attività potranno restare aperte sino alle 6 col divieto dalle 3 di somministrazione di bevande alcoliche ed il divieto dalle 21 di servire drink in contenitori di metallo o vetro. Per la musica dal vivo deroga sino alle 2 di notte con possibilità di tenere all'interno dell'attività musica purché rispetti i limiti di legge. E dalla notte bianca di sabato passiamo a fine mese invece a un tradizionale appuntamento per gli amanti del vino, ma non solo, è la Festa del Vino di Monte Carlo, il servizio di Lucia Franceschini. Il Festival del Vino di Monte Carlo è ormai da oltre 45 anni un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino. Anche quest'anno, all'interno del Festival, che si terrà dal 29 agosto all'8 settembre, si rinnova l'appuntamento con il Salotto del Vino e del Verde, che avrà luogo nel giardino del Palazzo Ex Fondazione Pellegrini Carmignani, recentemente restaurato. Il Salotto ha l'intento di presentare, in perfetto connubio, le novità delle aziende vitivinicole di Monte Carlo, per voce diretta dei produttori, abbinati ai prodotti tipici del territorio lucchese e Val di Nievolino, anch'essi presentati dai produttori e cucinati direttamente dai rinomati chef della ristorazione montecarlese. Oltre che a far degustare i prodotti tipici locali come il farro, il miele, i salumi e la carne della Garfagnana, l'elegante Salotto ospiterà durante le sue 8 serate nomi di eccezione del campo del giornalismo, delle istituzioni, del mondo sindacale ed universitario, nonché dell'editoria enogastronomica. Non mancherà tra gli altri il concittadino onorario di Monte Carlo, Beppe Bigazzi. Gli appassionati del buon vino e della buona tavola potranno perciò godere della presenza di ospiti speciali, coi quali sarà possibile discutere di vini e gastronomia e del rapporto di questi con la vita dell'uomo e nella società. Le serate inizieranno alle 20:30 ed è consigliata la prenotazione, visto il limite massimo di 40 partecipanti a serata. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale del Comune di Monte Carlo.
E prima di salutarci per questa edizione flash, torniamo ad ascoltare la voce dei protagonisti, i giocatori della Pallacanestro Lucca che da lunedì sono a faticare, come si dice, le sette camicie al raduno del Ciocco. Davide, un'altra stagione in casacca biancorossa, forse quella addirittura più stimolante perché quest'anno cambia regolamento, ci sono compagni americani, te hai già giocato con giocatori americani e sai che sarà forse più spettacolare ma al tempo stesso anche più integrante, no? Ma diciamo che il mio è il percorso tra virgolette della nuova società che è stato abbastanza netto e importante nei primi due anni. Quest'anno abbiamo un altro anno molto importante, stimolante. Io quando ero arrivato qua a Lucca dissi che era l'anno zero, l'anno scorso era l'anno zero bis, quest'anno è l'anno zero tris. Sicuramente sarà un campionato molto particolare perché sarebbe la vecchia B1 con in più gli stranieri e quindi il livello sale ulteriormente sia a livello tecnico che di spettacolarità. Adesso noi ci prepareremo per vedere come sarà. Kevin è un giocatore che ha fatto molto bene al college, è venuto in Europa, è un giocatore molto spettacolare. Che tipo di approccio pensa di poter dare un campionato diverso come quello italiano rispetto a quelli che ha vissuto sia in America che in Olanda? Credo di poter portare passione e soprattutto molta intensità in tutto quello che faccio. Soprattutto in difesa, cercando di essere sempre il più veloce, il più intenso, il più reattivo in campo, cercando di alzare il livello di energia del nostro gioco. Walter, seconda stagione a Lucca, una stagione da un certo punto di vista, vista la tua carriera, un pochino ritorno al passato, si rigioca con gli stranieri, un campionato con i playoff a 8 rispetto alla stagione folle dell'anno passato con i playoff a 4, che tipo di stagione ti aspetti? Beh, innanzitutto fammi dire che sono molto molto contento di essere rimasto perché insomma è una cosa a cui tenevo e quindi sono molto soddisfatto. Sì, ritorno al passato, dopo insomma, un po' di anni di B1 torno a giocare con gli americani, sono molto curioso perché insomma, è sempre piacevole e interessante perché insomma, sicuramente alzeranno il livello della competizione sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista atletico perché insomma, sa, gli americani dal punto di vista atletico sono sicuramente più forti. Sarà un campionato interessante, credo, anzi sono sicuro che la società abbia fatto un ottimo lavoro, la squadra è una squadra molto ben attrezzata, allestita, sono giocatori esperti. Gli americani non li ho ancora visti giocare, però me ne hanno parlato molto bene, sono ragazzi molto giovani e disponibili, almeno insomma, questa è stata sicuramente la prima impressione. Uno dei volti nuovi, ma comunque una vecchia conoscenza di tutti i campionati più importanti in Italia, ti hai fatto tanta uno, hai fatto tantissima a due. Da una parte forse è un piccolo passo indietro, ma è una società molto ambiziosa. Cosa ti ha spinto a venire a giocare a Lucca? Ma mi ha spinto fondamentalmente il fatto che negli ultimi anni ho sentito parlare molto bene di Lucca. Ho sentito quest'anno specialmente parlare sia da parte del mio procuratore sia da parte di questa società di un progetto importante che non renderemo noto a nessuno per causa scaramanzia assurda. No, a parte scherzi, è una società molto seria, è una società importante, è una società che ha voglia di far bene e quindi il mio pensiero, una volta saputa questa proposta, una volta parlato con la società, una volta capito bene o male quale fosse stato il progetto, non ho esitato più di tanto perché adesso comunque è importante andare a giocare sempre comunque divertendosi ma avendo un obiettivo preciso. E prima di salutarci vi ricordo che oggi alle 16 ci sarà una diretta importante dallo stadio Porta Elisa della conferenza stampa della Lucchese Libertas, quindi appuntamento alle 16 su di Lucca per sapere le ultimissime sui rossoneri di Mister Pagliuca. Con questo è davvero tutto, vi auguro un buon pomeriggio.